Sì, Presidente, solo per dire che probabilmente il consigliere Corsetti ha male interpretato il testo che io ho enunciato e vado a leggere nella parte importante. Parliamo di occupazioni temporanee, non di occupazioni permanenti di suolo e sottosuolo. Quindi è solo per la realizzazione, non per le occupazioni permanenti. Dice le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprensive delle aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di servizi, ovvero strutture e opere di proprietà di Roma Capitale o destinate a diventarlo. Quindi parliamo di le OSP necessarie per la realizzazione, non le OSP relative ai servizi. Questo è molto importante. Se fosse come diceva il consigliere Corsetti, saremmo allarmati, ma in questo caso invece trattiamo di tutt'altra cosa. Grazie.